Finisce ufficialmente l'era del rettore Eugenio Coccia, che lascia il testimone del Gran Sasso Science Institute alla professoressa Paola Emberardi, nuova rettrice. Una cerimonia ufficiale ha sancito il passaggio di consegne tra i due. Un diapason, custodito nell'ufficio del rettore, è stato usato come simbolico testimone del cambio al vertice. La Emberardi è un'informatica conosciuta a livello internazionale, specializzata nell'ingegneria del software. È attualmente componente del Consiglio Universitario Nazionale. Di recente è stata nominata dal ministro Maria Cristina Messa quale componente del tavolo tecnico istituito per elaborare la strategia italiana in materia di ricerca fondamentale. È stata la prima rettrice donna dell'Ateneo Aquilano dal 2013 al 2019. Un nuovo percorso che inizia. Io sono molto orgogliosa di poter prendere il posto di Eugenio Coccia, che è stato il rettore del GSSI dal suo concepimento fino ad oggi, e mi consegna un istituto che è in assoluta salute dal punto di vista sia scientifico che finanziario. Quindi è un risultato molto importante, credo, fra tutte le iniziative che sono state prese dopo il terremoto, di gran lunga forse il GSSI è stata quella più di successo, quella che ha consentito di creare una nuova università per le scuole come scuola dottorale, e che oggi si presenta con uno staff di intorno alle 65 persone, con previsioni di crescita di altrettante e con un bacino di studenti che alla fine arriva intorno alle 250. Quindi insomma una bella realtà che sono molto orgogliosa di poter contribuire a far crescere ancora. Il professore Eugenio Coccia, dal canto suo, ha visto nascere e affermarsi dopo il sisma del 2009 quella che, nata come centro di ricerca, è divenuta un'eccellenza, con ricercatori e docenti da tutto il mondo.